Ottavo di finale questa sera a partire dalle ore 18 tra l'Italia e la Spagna, è un ottavo di finale difficile, un ottavo di finale che potrebbe corrispondere anche ad una finale, perché proprio Italia e Spagna si sono incontrati 4 anni fa in occasione dei passati europei, quindi questo significa che il tabellone, le scelte di tabellone sono state completamente sbagliate, se vogliamo usare un eufemismo, altrimenti dovremmo dire che sono state pilotate in modo da favorire la Francia che per quel che riguarda i suoi abbinamenti ha un percorso molto più facile rispetto a quello di Spagna, Italia e della stessa Germania, quindi evidentemente lo stesso Platini, che era il presidente dell'UEFA prima che si scatenasse l'inferno e che alla fine fosse destituito, lo stesso Platini che ha tracciato un po' le linee guida di questo europeo, aveva evidentemente fatto in modo che i padroni di casa potessero avere un cammino agevolato. Insomma, abbiamo assistito a delle partite degli ottavi tra squadre che francamente non hanno un buon ranking europeo, mentre una partita come quella tra gli italiani e gli spagnoli viene giocata nella fase degli ottavi, e pensate, chi dovesse superare questo turno ai quarti incontrerà la Germania, quindi insomma è veramente un percorso durissimo quello che aspetta, noi ci auguriamo, l'Italia, ma anche gli spagnoli non sono certo felici, non sono stati certo contenti per essere stati inseriti in questa griglia del tabellone degli europei. Per quel che riguarda la partita, l'Italia viene dal primo posto conquistato nel girone nonostante la sconfitta maturata nella terza gara contro l'Irlanda, Italia che si affida al 3-5-2 di Antonio Conte con Buffon tra i pali, Barzagli, Bonucci e Chiellini sulla linea difensiva, Florenzi, Parolo, De Rossi, Giaccherini e De Sciglio a infoltire il centrocampo. In avanti le speranze azzurre sono riposte in Pellè, che così è stato riconfermato, così come riconfermato anche Eder dopo il gol vincente realizzato contro la Svezia. Per quel che riguarda gli spagnoli, dovrebbero giocare con un 4-1-4-1 in porta De Gea, poi sulla linea difensiva i quattro difensori Juanfran, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, davanti a loro Busquets, poi un'altra linea a quattro con David Silva, Fabregas, Iniesta e Koke, che dovrebbe essere preferito in queste ultime ore, quindi tutti i pronostici lo danno in campo, e davanti Morata, lo juventino, che naturalmente ha un motivo in più perché giocherà praticamente contro i suoi compagni di squadra delle ultime due stagioni, infatti Bonucci, Chiellini, Barzagli, lo stesso Buffon sono stati suoi compagni di squadra nella Juventus, allenatore Del Bosque, che è un signore di 65 anni che di calcio ne capisce anche parecchio, che appunto punterà a passare il turno. Dirigerà la gara il signor Kakir della Federazione Turca, che recentemente nell'ultimo periodo ha diretto anche un Barcellona-Juventus, quindi diciamo che tutto è pronto per questa sfida che certamente terrà in piedi davanti ai teleschermi tantissimi telespettatori. Ci auguriamo che l'Italia possa effettivamente regalare alla sua tifoseria un successo. Che cosa dire sotto il profilo tattico? Bisognerà affrontare la gara con grande compattezza agonistica, cercando di evitare al massimo i pericoli sulla linea difensiva e quindi cercare poi quelle ripartenze che hanno già caratterizzato le partite contro il Belgio, che ieri sera ha travolto l'Ungheria, e la stessa Svezia, quindi un'Italia che torna praticamente alla sua formazione titolare secondo quelli che sono i dettami del suo tecnico Antonio Conte, e che cercherà di applicare con grande
con grande spirito di abnegazione quei dettami tattici dell'allenatore che sono indubbiamente fondamentali per cercare di contrastare un avversario che è forte, perché è inutile negarlo, la Spagna è un avversario forte che fa girare molto palla, bisogna stare molto attenti soprattutto alle inversioni di ritmo, alle accelerazioni e cercare di non prendere gol, così come si è fatto nelle prime due gare dell'Europeo, e poi cercare di colpire in contropiede. Gara difficilissima in chiave di pronostico, ma noi lo abbiamo detto anche in altri nostri interventi, noi crediamo che questa Italia, doverosamente catechizzata dal suo allenatore, consapevole anche di non avere dei mezzi tecnici eccellenti, ebbene questa Italia può certamente tenere il campo con grande autorevolezza e perché no cercare di tirar fuori anche la Spagna da questi europei. Sarebbe una grossa soddisfazione. Poi ad aspettare l'Italia o la Spagna c'è la Germania, come dicevamo anche prima, ma questa è un'altra storia. Oggi tutto l'aspetto mentale deve essere concentrato sulla gara contro gli spagnoli, che è molto dura, ma a nostro avviso è alla portata degli azzurri.